è tutti i giorni che tu senti che c'è due fratelli gemelli, uno si chiama Romario e l'altro si chiama Ronaldo. L'origine del mio nome è venuto da mia mamma, certo che lei le piaceva calcio anche quell'altura 98, no? Brasile aveva quella squadra di Romario, Ronaldo e erano tutti bravi. No, io sono più contento di mia mamma ha scelto Ronaldo che Romario. C'è sempre quella competizione, però non è di male, è una competizione buona che solamente aiuta noi due, capito? Io dico a lui, fai questo, lui dice a me, fai questo, guarda tutta la mia partita adesso e sempre mi dice quello che ho fatto bene, quello che ho fatto male e parliamo tra di noi e questo penso è importante anche. Cioè, c'è qualcuno che posso parlare dopo la partita che capisce com'è il calcio, no? Giocare con lui mi piacerebbe, sì. Forse può succedere, no? Mi piacerebbe. Non ho mai tornato in Guinea, però voglio tornare. Abbiamo nato là, è il nostro paese e certo, quando ce l'abbiamo la possibilità, faremo qualcosa per i bambini là, perché anche di là c'è tanto talento anche e speriamo aiutarli qualche bambino. Dopo Guinea abbiamo fatto penso 8 anni in Portogallo e là ha cominciato tutti a giocare, non come professionale, però è il modo di giocare e allenarsi tutto il giorno. E dopo mia mamma ha deciso di venire là in Inghilterra dove era sua sorella e abbiamo fatto quella. Penso che è una decisione che abbiamo fatto bene anche, che abbiamo cominciato a giocare professionalmente là. Essere un professionista dal giovane, 17 anni, non è facile, perché c'è sempre qualcosa di più che voglia fare, perché i tuoi amici fanno, però non puoi fare perché dopo domani c'è un allenamento o una partita, però è il lavoro, no? Ho scelto fare questo e devo farlo bene. Prima di giocare la prima volta contro Roma da titolare, mi ricordo che no, era tranquillo. Io sono non mai, qualche volta posso prendere un po' di nervosismo, però sono un ragazzo che non si nervosa tanto. E preferisco stare tranquillo prima della partita, ascolto un po' di musica e no, stavo normale, stavo tranquillo. Ho entrato al campo con la testa giusta di fare quello che posso fare per aiutare la squadra. E perso 4-1, penso personalmente come una prima partita d'inizio, penso che ho fatto ok. Vieira credo sia stato il migliore in campo e ha 18 anni. Ha giocato una partita con personalità e io la stessa personalità me l'aspetto da chi ha 100 partite, 150 partite in A e non una come Vieira. Dopo la partita non ho sentito quello che ha detto mister Giampaolo. Sapevo che lui era contento perché anche la prima volta che giocava dall'inizio e per me era importante fare una buona partita perché così lui forse ce l'ha più fiducia in te, no? Una volta che abbiamo giocato un giochino solo io e lui, giocavamo sempre il crossbar perché lui pensava sempre che possiamo vincere contro me, però non l'ho mai fatto. Ancora mi deve 5 euro, penso. Mi chiamava Bambino e possiamo dire che il bambino è cresciuto, però è ancora lungo, deve crescere ancora. Marone è il più giovane, però anche quando facciamo il torello devo essere io che devo entrare in mezzo prima, mi dà fastidio un po', però no, siamo una squadra giovane e che dobbiamo ancora crescere insieme, però e l'altro che sono più esperienti anche aiutano il più giovane e aiutiamo l'uno all'altro insieme, no? Perché solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare. L'anno scorso penso che, come hai detto, sono giocato 6 partite da titolare, quest'anno un po' di più, però no, sono contento, ho detto che il primo anno era
di crescita, no? Vedere com'era il campionato, stare un po' più pronto per questi anni, no? E questi anni mi sento bene fisicamente. E sì, non abbiamo cominciato bene, però la strada è ancora lunga e secondo me possiamo farlo. E come questi anni ho cominciato a giocare un po' più avanti e ho cominciato a guardare il Kante come ho fatto l'anno scorso, anche lui era più play, dopo è andato più mezzala. E così riesco anche a vedere un po' e mi ha aiutato anche. Anche Mister Di Francesco mi ha aiutato, anche adesso mi sento più confortabile a giocare più avanti, no? Anche devo dire grazie a lui che mi è diventato mentalmente che a sapere che sono più forte di che penso, no? Secondo me Mister Ranieri ha fatto una cosa straordinaria in Inghilterra con il Leicester, perché nessuno pensava che il Leicester poteva andare a vincere la Premier League e non è facile. Non è solo il tattico che vince la partita mentale, è l'aspetto mentale anche. È quello che sta facendo con noi. Mia vita qua a Genova sta andando bene, mi piace, sta vicino al mare, c'è il ristorante buono. E sì, mi piace qua, mi piace. Quando viene mia famiglia, forse andiamo a fare un giro al centro, mio fratello, e fare un po' di comprare qualcosa, no? E sì, oh, mi trovo bene qua, sono contento qua. Una volta con Fabio, no? C'avevo riso, pollo, insalata, tutto il resto in un piatto. E lui ha girato a me e ha detto, vuoi anche pure un po' di caffè qua? Io prima non ho capito che voleva dire lui, però. E dopo ho detto, ok, no, adesso ho capito. E dopo quel momento ho pensato a mangiare come mangiano loro, no? Riso, pasta prima e dopo prendo un po' di insalata, un po' di pollo, qualcosa così. Però dopo, questi anni hanno arrivato Murillo e lui anche mette tutti insieme, no? Ho detto, allora io mangio così anche, così non devo... Prendo un piatto, mangio tutti, dopo è finito, non devo andare a prendere altre cose, no. Per me è più facile così. E non è stato facile arrivare da dove sono adesso. Ho lavorato tanto come un altro lavora per arrivare dove puoi arrivare un giorno, no? E quello che è successo contro Roma non è stato bello. E non dico che sono tutti i tifosi da Roma, perché non erano tutti. Era solo qualcuno che forse è cresciuto in una maniera diversa, no? Però adesso sta succedendo un po' di più nel calcio, però si deve togliere, no? No, non deve succedere mai. E dopo la partita non sono stato non molto felice. Io voglio vederli in una forma diversa, no? E lui fanno così perché forse stavo giocando bene, forse la squadra stava giocando bene, no? E adesso si fanno così è perché sto facendo una cosa buona, no? E io voglio vederla così, non perché questo razzismo. Io mi sento europeo, però anche mi sento africano, no? Ho nato in Africa e mi sento africano, come mi sento portoghese, come mi sento inglese anche. E no, quello che è successo, non volevo parlare troppo di questo perché succede troppo, non solo qui in Italia, nel calcio, in tutto il mondo. E non deve succedere, no?